Vediamo, magari una stupidaggine ce la risolvono con poco. Come è andata la prima pipì? Buongiorno mondo! Bene, sì, la nostra prima giornata in camper documentata, raccontata, inizia con un tramonto. Questo è il nostro bagno. Come è andata la prima pipì? Comoda. Il nostro caro amico Otto, poi un giorno vi diremo perché l'abbiamo chiamato. No, dillo subito. No, no, manteniamo un po' il segreto. E comunque ci siamo piazzati qua. Oggi, siccome è stata una giornata molto particolare, dopo vi diremo il perché. Ci siamo piazzati facendo campeggio urbano, più che campeggio sosta libera, che non è campeggio, è diverso. E ci siamo piazzati qua, è stato veramente bello, abbiamo visto il tramonto da lì dietro e probabilmente stanotte ci fermiamo qui, sì. Perché comunque è abbastanza... Molto tranquillo. Sì, è abbastanza popolato, diciamo che qui ci sono comunque delle case e quindi siamo molto tranquilli. Poi in realtà qua davanti ci sta proprio... Via l'Europa, quindi una delle vie centrali dell'Eur. Sì, esatto, poi c'è sempre Padre Pio che ci protegge. Figo, figo, perché sai, la prima cosa da fare per vivere in camper, dormire in camper è scegliere proprio i luoghi, cioè andare lì in maniera frugale a capire, esatto, la situazione per vedere se c'è casino, se non c'è casino, se ti senti sicuro. Se capire anche le esigenze, nel senso se ti serve qualcosa stai in città. Sì, esatto, ci sta un bar, c'è un ristorante, ti serve il supermercato, insomma mille cose che poi dovremmo capire in primis noi con l'esperienza. E quindi questa sarà la nostra prima serata in camper vera e propria. Questo è il motivo per cui siamo all'Eur e non siamo andati dove volevamo andare inizialmente. Ok, asciugaggio. L'acqua serve per sciacquare le cose, perché il problema qual è? Il problema è semplice in realtà. Il era problema tutto perfetto, è che fino a un'oretta prima di partire. L'idea era questa, era andare alle terme libere vicino Viterbo e inaugurare il camper in questo modo. Solo che è successo questo, eravamo veramente pronti, avevamo riempito il frigo, c'è tutta la roba da mangiare, i vestiti, tutto. Siamo entrati per pulire il pavimento col mocio e partire. Vado ad aprire l'acqua e la pompa fa questo casino. Io accendo la pompa. Continua così tutto il tempo, non si ferma più. Continua il motorino all'infinito. E quindi abbiamo detto, porca miseria, dobbiamo rimandare le terme. E questa è San Pietro e Paolo. Ecco, speriamo che domani alle 6 non ci sveglino le campane, grazie. Questo è tutto l'Eur, questa è via l'Europa, che è la via principale del quartiere. Guarda, lì in fondo, qui, si vedono addirittura le luci dei castelli romani. Incredibile la prospettiva da qui. Bellissimo. È l'ora della cenetta. Guarda lì come apparecchia la sindina. Siamo riusciti ad accendere il gas. Lì giustamente ci stanno delle manopole per attivare o disattivare il gas. E una dopo i lavori era stata evidentemente chiusa, quindi per sicurezza. Per sicurezza. Hai detto dopo l'acqua pure il gas, no? Infatti porca miseria stavamo perché dicendo. Un conto è l'acqua. Dice beh, gas però se muori di freddo un po' manco cucinare. Infatti abbiamo acceso la stufa. Però per fortuna che nel caso non funziona il gas potevamo mangiare comunque perché abbiamo la friggitrice ad aria. Vero, quindi e ci facevamo tanti hamburger e panini. Con la corrente comunque potevamo cucinare. Vabbè, se no pizza a sport e ah, via. Ah sì, sì, ecco vedi, rimanere in città stavolta ci ha permesso. Però il freddo non l'avremmo risolto. No. Guardate quanto è bello il nostro frigo. Io direi che ci sta benissimo questo. Barbabietola, aggiudicato. Barbabietola, radicchio, no, questo è radicchio rosso, noce e quinoa.
Ci abbiamo veramente tutto. Sì, figata. Ho fatto la spesa. Mi sa che bolle, sai? Eh? Sì. Sì. Ah, voglia. Vai, butta la pasta. Sì, però tu mi devi tenere attimo il tempo, che è un minuto. Qui dice che è un minuto di cottura, manco. Piatti di plastica speciale. No, non è plastica, ah, è no. Melamina, esatto, plastica speciale. Vabbè, c'è il suo nome, ma questi sono sforzati da ieri, nome di plastica speciale. Questi sono piatti fatti apposta per i camper, per il campeggio, perché sono indistruttibili. Buon appetito! C'ha un profumo pazzesco. La nostra prima cena cucinata in camper. La friggitrice d'aria con i burger. Vediamo un po' se funziona tutto a posto senza... Allora, aspetta, fa 3 minuti. La faccio basso perché già sono pronti. 3 minuti a 180. Sì. Va. Sì, sì. Va, tieni alla grande. Vediamo un po' la... Vabbè, scialla, è scesa a 2. Ma solo perché non la faccio iniziale. Perché, esatto, c'ha il picco iniziale, quindi poi recupera. No, ma guarda, le luci non consumano veramente nulla. Ah, ok. Fortuna che... Guarda, è tornata a 2. Ma sì, questa appena la spingo. Non dico che sarà 4, però 3. Questa è la mia mano, per farti capire. Sì, sì, piccola piccola. È da 2 litri, 3 litri. 2 litri e mezzo. Comunque le friggitrici ad aria sono una bomba, perché sono piccoline. Questa è da 1000 watt, se 1000 watt, 2 litri e mezzo, 50 euro. E comunque lo puoi mettere veramente dappertutto, anche in camper è piccolino, sì, i sistemi. Sì. E in 3 minuti ti cuoce quello che magari cucineresti in 10 su un fornello a gas. La regina delle friggitrici ad aria. Praticamente stiamo convincendo tutti gli amici a comprarsi. Sì, ormai qualsiasi cosa è friggitrice ad aria, ma è un matrimonio, doppia friggitrice ad aria. Sembri il barbone di New York che mette la birra nel... Gli alcolici nel cartone, e invece l'olio. E olio, vai. Ma io esce piano piano. Pure l'olio. Abbiamo detto tutto. Eh sì. Ma guardala che romantica, pure con la candela. Grazie amore mio, mi hai organizzato una cenetta. Un po' secco. Vedi, abbiamo fatto bene a mettere l'olio allora. Io sì, farei, secondo me è come... Cominciato a fare un minuto a 90. E va bene, Otto, è arrivato il momento di provarti. Guardate che carino però che è. Con questo viso ti concilia, proprio ti viene voglia. Non è vero, una bottiglia. Sono un simpaticone, erano mesi che volevo farla questa gag. Oggi mi sono tolto sto sfizio. Giudizio sul portapotti, che è questo cesso chimico portatile. WC chimico, vabbè, diciamo, chiamiamolo con le sue parole, dai, siamo terra terra. E devo dire che è una figata, veramente. Sembrava come farla a casa. Tac, e un attimo che diventa zona salotto. È incredibile, si abbassa un il tavolino. Si abbassa il tavolino e diventa un letto. Infatti questo è un matrimoniale, volendo. Si apre anche questo, e diventano un cuscino. Due letti più due letti, quindi volendo ci si dorme anche qua. Quindi se volete una volta potremmo invitarti. No. Solamente Giulio Romanelli posso. Solo amici stretti e persone speciali. Giulia, ti aspettiamo. Filmetto? Prima ti raccontai, danno. Va bene. Vabbè, comunque ci vediamo qualcosa sull'iPad. Qua com'è? Scalda ancora? Sì. Sì, sì. Che gradi fanno? 18,1. Effetto sorpresa. Guardata poi. Qua c'è un attimo una situazione di luci, effetto soffuso. Sì. Molto figo. Siete pronti? Pronti? 3, 2, 1. Pazzesco. Luci blu. Luci lì che scorrono dietro la tendina. Questo ce l'abbiamo trovato in realtà. Era già tutto fatto questa cosa. Però ci ha sorpreso, è stata una delle cose che ci ha subito colpito. Soprattutto a me. Soprattutto Sindy, ha voluto comprare questo camper solo per questa caratteristica. E così ci hanno grande. No, non è vero, non è vero. Abbiamo anche un licorino regalato dal buon Giulio Gaudiano. Grazie, lo stappiamo in diretta. Olè! Al mandarino. È arrivato il momento dei denti.
E siccome appunto non abbiamo l'acqua al momento, l'unico modo per sciacquarsi la bocca è come nei vecchi tempi, il bicchiere d'acqua, ci si sciacqua e si butta tutto via. Dai che ci sei quasi. L'ultimo. Bravissima. Ma tocca a me, voglio vedere come ci salgo. Mi sono mettendo sino coppie di... A notte adesso è difficile. Ci pensi due volte. Buonanotte. Notte. Dormiremo per la prima volta in mansarda nel camper. Secondo me, io per il sonno pesante che ho, le macchine che passano in lontananza non mi danno senso, sono sempre piaciuti i rumori. Anzi, infatti, però mi rilassano pure. Vabbè, domani vi raccontiamo un po' quali sono le sensazioni della prima nottata passata in camper. Perché io dormo nella parte pure più stretta, tu dormi in questa qua, è diverso. Mo vediamo, infatti ci dobbiamo un po' incastrare lì in mansarda. Dai, domani ti raccontiamo. Buonanotte. Wow, che meraviglia. Buongiorno. Buongiorno. Assurdo svegliarsi davanti alla chiesa di San Pietro e Paolo all'Eur. Pure il tostapane. Senti che profumo di pane abbrustolito. Marmellatina. Madonna. Ma tu mi tratti troppo bene. Guarda, è un po' sporco qua. Sì, parcheggiato, buttiamo la monnezza e poi ci facciamo un giretto all'Euro, visto che è una giornata magnifica. Comunque nottata tranquillissima. Fantastico. Devo dire che siamo stati veramente bene. Adesso c'è un po' di via vai lì davanti alla chiesa, quindi insomma siamo tranquilli. Rimaniamo sempre all'Eur, ci siamo spostati, siamo in un altro posto appunto davanti al laghetto. Facciamo un bel pranzettino qui, c'è la Sindina che vediamo se si affaccia. Non mi vede, mi sa. O forse non vedo io perché ci sono i riflessi, da fuori si vede diversamente. Ciao! E quindi sì, vista laghetto, facciamo un bel pranzetto e poi andiamo, proviamo quantomeno a far aggiustare questa cosa della pompa dell'acqua che ci ha tenuti fermi a Roma e che non ci aspettavamo. Vediamo, magari una stupidaggine ce la risolvono con poco. Proviamo dopo pranzo ad andare lì in officina. E vai con la birretta! Pure la birra, bella ghiacciata dal frigo. Vero? Guarda, è bella fredda. Sì, sì. Buon appetito! Buon appetito! Ciao amore mio. Ciao. Bravissimo. La pasta. Però poi con Mirko giustamente mi ha detto: vabbè, finché non ti dà proprio problemi non la cambiare. Ti provo a dare un pochino, a mettere un pochino d'acqua sulla pompa, così lui allo spunto. Ci ha risolto il problema il buon Edoardo, ragazzo qui dell'officina. Insomma, non ci ha manco fatto pagare, veramente ci ha regalato questa sua esperienza. Era una stupidaggine, semplicemente c'era troppa aria nella pompa e non riusciva a funzionare. Quindi problema risolto, finalmente stasera laveremo i piatti in maniera decente con tutto insomma, vabbè, l'acqua del rubinetto tranquillamente. Quindi svolta anche perché non abbiamo pagato nulla di più. Io già mi immaginavo di sostituire la pompa 50 100 euro e passa, invece perfetto. Hai visto? Sì. La fortuna aiuta gli audaci. Sì. Ora, la parte importante. Brava, dove andiamo? Leroy Merlin. Leroy Merlin per comprare, non ve lo diciamo, ora lo vedrete. Abbiamo comprato un po' di cose, mo ve le raccontiamo. Il primo acquisto è stato sostituire il vecchio estintore, che era ormai scaduto da... 2010. Giusto 12 anni e quindi era giusto rinnovarlo, perché comunque non si può mai sapere, la sicurezza non è mai troppa, quindi meglio essere pronti a un eventuale, esatto, incendio. E quindi niente, l'abbiamo sostituito, abbiamo rimesso quello nuovo e questo lo andremo a smaltire nelle isole ecologiche. E la prossima cosa invece, che era in realtà quella che proprio ci serviva per stanotte, e mo ve la facciamo vedere, dai. L'altra cosa che abbiamo comprato è una tavola di legno per
praticamente mettere... Dammi la mano. Allungare questa parte. Cioè, in pratica era la parte di tavola che ci mancava per creare un letto matrimoniale qui. Proviamo, vai. Prendila da un lato. Bravissima, no, così. Olè. Fa un po' di gioco, ma... Vabbè, normale. Regge, regge. Comunque è perfetto perché poi si abbassa questo e quindi tutto un blocco. Questo è salito adesso, no? È fatto apposta per allungarlo, per starci bene in due, ma mancava questo collegamento. Grande. Perché? Semplice, perché stanotte abbiamo deciso di provare, visto che stiamo sperimentando tutto, proviamo a dormire qui. Quindi proviamo anche la dinette. Qua, non meno tanto si abbassa tutto. È talmente tutto facile da... Da chiudere. Fare e disfare, che è veramente semplice. Quindi proveremo questo letto stanotte. Teino con i biscotti. Indovinate un po' dove? Basilica di San Pietro e Paolo. Qua possiamo decidere di cambiare paesaggio ogni volta. Però c'è un bordello perché siamo proprio qui accanto a Via Ostiense. Se c'è di macchine fino alle 10 Secondo me stanotte dobbiamo, per dormire, dobbiamo trovare un altro posto perché è veramente rumoroso qua. Vediamo, ora è anche l'ora di punta perché tornano tutti dagli uffici. Per me dopo le 9. Oh, ma questa è veramente alta classe, La chef è proprio provetta. Ve la straconsiglio, ragazzi, se non fosse che è sempre impegnata, l'ho prenotata sempre io, mi dispiace. Cucinerà solo in questo camper la Sindina. Hai fatto un gnocchetto al pomodoro con ragù di hamburger vegetariano. Pesto e noci. Che lusso, ragazzi. Con la copertina perché inizia a fare freschino. Dopo cena iniziamo a riaccendere la stufetta. Però tu lo vuoi la copertina? Io no. Ok. E anche il bagno testato alla grandissima. Battezzato. Devo dire che... Comodissimo. Sì, davvero, c'è tutto. Il nostro amico. È stato bello. Abbiamo lavato i piatti. Che bella la vita da camper. In tutto questo, siccome siamo appunto, ora abbiamo chiuso anche la finestra, ma insomma qui c'è la Basilica di San Paolo, nel quartiere San Paolo a Roma. Qui c'è Via Ostiense, proprio accanto a noi, noi siamo parcheggiati a bordo della strada. E c'è un bordello, stanno facendo discoteca i ragazzi qui, che giustamente saranno giovani, si staranno divertendo con le casse Bluetooth, stanno facendo la disco. Quindi speriamo ovviamente che entro mezzanotte questa roba finisca, sennò sarà un problema dormire. Magari effettivamente dormiremo come sassi. Vediamo, anche perché sennò significherebbe rivestirci, o meglio rivestirmi, mettermi tutto, le scarpe, togliere le chiusure, rimettere in modo e trovare un altro posto. Quindi speriamo che smettano o che saremo talmente stanchi da addormentarci comunque. Sì, ma addormento comunque. Ah, vedi, pure i cagnonisti ci abbiamo qua. Pazzesca, guarda l'immersione notte. Ah, che bello. C'ho l'iPad dietro. Allora proveremo finalmente anche questo letto e quindi poi sapremo effettivamente qual è il più comodo. Anche questo. Sì, probabilmente questo è più, perché c'è più spazio, ovviamente non hai il tetto della mansarda. Il bagno subito qui. Però dipende, succede. Dipende dalle situazioni in realtà, secondo me. E tu comunque dormi là, e io dormo qua. Domani dai, faremo un punto della situazione. Filmetto e poi andiamo a nanna. E ci sveglieremo davanti alla Basilica di San Paolo, che bello. Questa è la cosa figa del camper. Va bene, ci vediamo domani, così ti raccontiamo un po' il riassunto. Faremo il punto di queste due giornate, queste prime due giornate di camper. Buonanotte. Grazie. Buongiorno mondo, buongiorno San Paolo, buongiorno Roma. Questo è quello che si vede dalla finestra della mansarda oggi, che figata. Ebbene sì, alla fine io sono venuto a dormire qua in mansarda, ma ora vi racconto perché. Che colazioncina davanti alla basilica. Comunque ragazzi, non vi regolate, non so chi è stato, ma... Io sentivo del bombetto, cioè, ma come si fa a sbombolettare una basilica
con, tra l'altro con una nuvoletta fluo arancione. Vabbè, purtroppo esistono anche queste persone. Purtroppo. Buon appetito. Facile pulire le stoviglie con l'acqua che scorre dal rubinetto, eh? Che lusso. Non so come abbiamo fatto ieri senza con la bottiglia. Bisogna essere pronti a tutti, a tutto. Manca a tutti. Allora, com'è andata questa seconda nottata in camper? Fredda. Fredda, soprattutto. Perché avevo fatto una cazzata. Il fatto, il motivo per cui io alla fine sono andato a dormire in mansarda. Bravo, mi hai lasciato da sola. Ho lasciato da sola, ma ti ho lasciato anche le coperte. Eh sì. Perché faceva freddissimo. A un certo punto mi sono svegliato. Allora, intanto partiamo dalla musica che stava qua fuori, che fortunatamente è finita dopo poco. Sì. Quindi si vede che era qualche ragazzo con le casse Bluetooth che di passaggio si è messo a fare la disco. Però dopo poco, entro mezzanotte, già aveva smesso. Quindi da un punto di vista dei rumori, chiaramente si sente tantissimo la strada vicina. Troppo. Quindi mettersi accanto a una strada così trafficata per dormire non è il massimo, anche se c'è il sonno pesante come me, per esempio. No, ma anche proprio dal punto di vista degli spostamenti, perché alcuni volevano talmente tanto che vero. Il camper si muoveva tantissimo. Però c'erano gli spostamenti d'aria durante la notte. Il problema vero è stato il freddo, perché a un certo punto erano le 4. No, alle 6 di mattina. Con quelle due copertine già eravamo un po' troppo risicati. Sono andato a vedere la temperatura e facevano 7 gradi in cabina. Quindi nel cuore della notte effettivamente la temperatura scende, c'è poco da fare. Magari fuori ne facevano 0 di gradi e qui dentro 7. Però... quindi la prossima volta non spegneremo la stufa, cosa che ho fatto quando siamo andati a dormire. Invece va tenuta per tutta la notte, c'è tanto poco da fare. Il dispositivo che avvisa appunto di fughe di gas, quindi è stata una salvata alla mansarda, perché lì c'era il piumone pesante. E perché magari non abbiamo usato il piumone pesante qua direttamente? Diciamo che volevamo testare un po' le cose, quindi è stato un esperimento e abbiamo capito cosa non va fatto e sì. Come è meglio sistemarci per dormire. Sicuramente è comodo più comodo dormire qui. È sicuramente comodo dormire qua, perché comunque i cuscinoni sono belli spessi, però non è la stessa cosa del materasso che sta in mansarda. Ah, beh, certo. Che è un vero materasso, è proprio il materasso di casa praticamente. Ma quindi... io no, sì, no, si può fare senz'altro. È stato il freddo che ci ha massacrato. Sì. Quindi questa è stata la nostra prima esperienza in camper, le nostre prime due notti in città. Ed è stato molto bello, secondo me è stato l'ideale per battezzarlo. Fare e prendere un po' le misure. Campeggio urbano. Figo. Sosta urbana. Spero che appunto la curiosità è stata appagata ed è comunque una cosa che non apprezzo, svegliarsi qui davanti alla Basilica di San Paolo, per chi è di Roma o comunque per chi vive in grandi città. Il fatto di dormire in luoghi anche abbastanza centrali e quindi svegliarsi direttamente qua è veramente una roba assurda, è proprio strana come percezione. Quindi ora volendo noi potremmo scendere e andare a fare una corsetta qui al parco, oppure andare al centro a piedi, bellissimo. Va bene, ci vediamo alla prossima esperienza in camper, qui dal quale è tutto, che è il nome del camper. Esatto, TG. TG qua. Che il camper sia con noi. Esatto. Bella esperienza. Ne vedremo delle belle. Ciao, alla prossima. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, iscriviti al canale, soprattutto se sei eccitato quanto me. Io non vedo l'ora di raccontarti le avventure in questi mesi che abbiamo fatto col camper, e quindi usciranno un po' di vlog, un po' di belle cose, insomma, un nuovo progetto che finalmente ci permette di raccontare un altro aspetto della vita da videomaker. Che il video sia con noi, ciao!